Siamo? Vai Mario. Mister, domani il secondo turno di questo campionato si gioca a Vibo. Le condizioni di Bentivegna che la gara con il Pisa è uscito dal tempo dal campo e poi vedremo qualche nuovo arrivato già all'opera. Allora, Bentivegna non è della partita, non sarà convocato perché ha questa, diciamo, piccola lesioncina al quadricipite che è stata rilevata e quindi contiamo di recuperarlo intorno, non so, dottor, credo che il dottore abbia detto una ventina di giorni circa. Mentre per quanto riguarda i nuovi, qualcuno sicuramente sarà della gara, mentre altri saranno in panchina per magari disputare un quarto d'ora, 20 minuti, perché la condizione ancora non è al top come i nostri, e sicuramente non conoscendo bene quelli che sono i meccanismi della squadra, immagino che nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, laddove ce ne fosse bisogno, diversamente aspetteremo un inserimento graduale. Mi sento onore, è una di queste prime ragazze, lei è già riuscita a dare un'identità alla squadra, un modo di stare in campo e di giocare. Diciamo che adesso diventa già più un fatto fisico, quindi da qualche tempo chi sta arrivando man mano di inserirsi in questo meccanismo, perché si vede già da subito che è una squadra che sa quello che deve fare in campo, infatti è importante. Sì. È così, però in questo momento c'è ancora, diciamo, lasciatemi passare il termine. Ancora non c'è proprio da parte del singolo una certa consapevolezza di quello che bisogna fare, cioè rispettano i dettami tecnici e tattici, però sotto certi aspetti siamo ancora molto scolastici, dettato dal fatto che non abbiamo giocato insieme, che a distanza di qualche giorno c'è stato l'arrivo di qualche giocatore, però credo che sia, oltre all'aspetto fisico, proprio una mancanza di conoscenza e di ciò che dovremo provare a fare da qui fino alla fine. Al di là delle problematiche, al di là della condizione fisica che è importantissima, è importante altrettanto il desiderio, la voglia, la fame di fare il risultato, perché la Serie C è anche questa. Non basta avere una buona organizzazione, non basta essere messi bene in campo, ma ci vuole anche altro, che in questo momento forse possiamo dare a sprazzi, non abbiamo ancora quella continuità, però contiamo con il passare del tempo e con una condizione fisica sicuramente migliore rispetto a quella attuale di arrivare a questo obiettivo. Il sabato scorso il presidente aveva detto ci sono 6 giocatori di supplementario e mi disse per cominciare. Dopo questa settimana non manca pochissimo, insomma, penso almeno 3-4 elementi come numero sono servono ancora, insomma, questa squadra. Sì. Al di là che poi c'è il discorso di svincolare, immagino che quest'anno con le liste e tutto il resto si potrà probabilmente anche trovare qualche calciatore che può essere valido, perché magari non è riuscito a trovare spazio altrove. Sì, è vero, ce ne vogliono ancora alcuni per dare anche la possibilità a chi da qui, al momento in cui arriveranno gli altri, non avrà tanti ricambi, no? Non avendola completa, magari alcuni disputeranno 3-4 partite consecutivamente e questo è un aspetto che non è da trascurare. Quindi il recupero e avere l'alternativa sicuramente ci metterà dei grattacapi in più, perché non essendo a completo, appunto, qualcuno disputerà partite consecutive mentre altri avranno anche la possibilità di riposare. Quindi quei 4 che sono arrivati, 3-4, che hanno la possibilità alcuni di giocare dall'inizio o una condizione accettabile, quindi un inserimento in base a quelle che sono le richieste della gara, altri che dovranno un attimino attendere per creare i presupposti per evitare che possiamo andare incontro a infortuni, quindi è un aspetto sicuramente da considerare, ma nonostante questi arrivi la risposta è stiamo cercando qualcos'altro fino all'ultimo giorno e perché no, magari con gli svincolati se troviamo un buon affare, non solo da un punto di vista economico, ma che ci porti quello che ci manca, quella qualità o quell'esperienza che occorre. Sì. Per quanto riguarda qualcuno di quelli che dovevano restare, la sensazione su adesso, insomma, siamo alla vigilia della chiusura, trova stabili, può cominciare
a considerarli parte del, del suo progetto? No, io li considero già, poi il mercato succede all'ultimo, arrivano, succedono cose imponderabili, non ce ne facciamo una ragione, però per me i calciatori citati sono a tutti gli effetti parte della rosa e quindi se non succedono clamorosi risvolti, per me sono calciatori a tutti gli effetti già da un po' di tempo. Buongiorno mister, due sconfitte contro Monopoli e Pisa, a netto ovviamente di quelle che sono le mancanze di questo momento della stagione. Ritiene che la partita contro la Pipolese di domani sia già importante e delicata sotto il profilo mentale e emotivo per la squadra, anche in vista poi della trasferta in settimana a Catania? Un risultato diverso rispetto ai, alle partite citate perse, che sono da distinguere, non sono da mettere, da accomunare, perché una è una Coppa Italia e l'altra è il campionato. Non avrebbe cambiato il mio obiettivo. Vibo rimarrebbe, rimane sempre una partita importante, determinante, sempre per il morale, ma soprattutto per i punti. Perché alla fine quello che conta è fare punti, anche in condizioni che oggi noi non abbiamo una condizione ottimale, eccelsa, ma penso che riguardi un po' tutte le squadre, a parte tre o quattro che forse per pronostico o perché già dall'anno scorso hanno una composizione e un'amalgama diversa dalle altre, ma credo che è un problema che riguarda un po' tutti, ognuno c'ha i suoi problemi. Quindi detto questo, al netto di questo, partiamo tutti quanti dallo 0-0. L'importanza di una partita non dipende sicuramente dal risultato precedente. Anzi, se è per questo, se avessimo vinto, avrei avuto ancora più voglia di vincere, perché altrimenti rimarrebbe un episodio, diciamo, singolo. E io invece ho esattamente il parere opposto, che è la continuità nell'arco del campionato che fa la differenza. Allora, mister, tornando al discorso di prima, giusto per completare gli identikit della squadra, senza chiaramente fare nomi su quelli che saranno i calciatori a completare l'organico, possiamo dire che proprio nel gioco delle coppie sono cinque in realtà gli elementi che le mancano per avere una rosa con tutti i cambi, ovvero un altro terzino destro, un altro terzino centrale, due centrocampisti e un altro punta. Vedo che arrivano notizie esatte, quindi la mia risposta per il gioco delle coppie è sì, ma perché come in tutte le squadre, anche per allenarti hai bisogno di, della squadra allenatrice e quindi anche per provare occorre che ci sia numericamente almeno due per ruoli, quindi è vero, occorre un difensore, un altro esterno basso, perché magari su quello sinistro potremmo anche attendere, avendo allievi che ha questa duttilità, quindi lo potremmo utilizzare sia da centrale che da terzino all'occorrenza. Mentre sia per il centrocampo che per l'attacco dobbiamo completare con quello che hai appena sottolineato. E mister, dal punto di vista di un singolo, adesso faccio una domanda, è arrivato un giocatore tra le sue qualità anche versatile come Bubas, che chiaramente può essere impiegato sia da sinistra sia come punta o da solo in coppia con, può essere un elemento utile anche a cambiare fondo? Assolutamente sì, è un ragazzo che si presta per giocare in diverse zone di campo, sia come esterno ma anche come punta centrale, come ha fatto alla Vibonese, anche se poi per lunghi tratti ha espletato ruoli da esterno, però ci dà alternative perché ha frequenza, non è il classico attaccante che attacca e basta, è in grado anche di fare molto bene la fase difensiva e aspettiamo che la sua condizione fisica salga e poi in base a quelle che sono le richieste poi della squadra o degli avversari che andiamo ad affrontare lo adattiamo o lo utilizziamo in un posto piuttosto che in un altro. Hai già risposto, voglio sapere se sta considerando, se non stiamo guardando gli allenamenti, sta considerando anche con una alternativa? Assolutamente sì. Sì, l'abbiamo fatto a Pisa perché intanto di fronte avevamo una squadra
di categoria superiore, ma perché credo che sia un limite rimanere solamente convinti e legati ad una disposizione, anche se poi i moduli sono sempre fini a se stesso, perché i moduli del calcio sono moduli dinamici, non c'è la staticità, non è il calcio balilla o la lavagna, e quindi la variazione degli uomini e dell'occupazione degli spazi dipende da quello che tu chiedi alla squadra, quindi al di là della disposizione, che può essere un vantaggio solamente in alcune circostanze perché ti consente di recuperare, faccio un esempio, la palla centralmente piuttosto che sugli esterni, mentre è una valida possibilità quella di saper e di conoscere anche un qualcosa di diverso, perché in alcune gare potrebbe esserti richiesto, e quindi avere questa capacità di non essere legato strettamente al modulo, secondo me è un vantaggio. Buongiorno. Noi abbiamo chiesto dello sciopero ad hoc, quindi lei alla fine è riuscito a indovinare che lo sciopero non sarebbe fatto. Ma per quanto riguarda invece questa versione Covid che sta scoppiando un po' anche in Serie A, il suo pensiero su questa prosecuzione dei campionati è preoccupato un po' di questa situazione? Sono preoccupato nella misura in cui non c'è responsabilità da parte delle persone. Credo anche, ma non vorrei essere frainteso con un messaggio che forse potrebbe anche essere malamente interpretato, dicendo che se noi facciamo il tampone, non noi, la massa, secondo me ce ne sono tanti di gente colpita, sintomatici, e c'erano anche magari 5 anni fa, 4 anni fa, 3 anni fa, solo che nessuno faceva il tampone e quindi la cosa non veniva, ovviamente il problema non veniva sollevato. Al di là del fatto che se ci sono stati morti e una preoccupazione, un riempimento di ospedali, è un fatto che esiste, è vero, non sto assolutamente snobbando il problema, ci mancherebbe altro, me ne riguarderei bene, tra l'altro la mia famiglia vive in Lombardia, i miei figli, quindi altro che preoccupazione, ma il problema è che mantenendo quelle che sono certe preoccupazioni e certe accortezze, bisogna continuare, la vita deve andare avanti. Poi ci sono delle attività che sembrano che siano immuni dal Covid, e altre che non capisco il motivo, che invece vengono particolarmente colpite. Quindi anche qua non c'è una grande chiarezza sul da farsi o su chi deve chiudere piuttosto che stare aperti, e quindi occorrerebbe una normalizzazione e un adeguamento ad un problema che secondo me non sarà risolto nel breve termine, e quindi ci dovremmo convivere. Grazie a tutti. Sì. Tornando sempre al cambio di modulo, quasi per variare un corso d'opera, sì, all'inizio, come caratteristiche nei nuovi centrocampisti che dovranno arrivare? Qualcuno più strutturato fisicamente, perché sì, assolutamente sì, no, ma proprio nella composizione dei sei, diciamo così, dei due per ruolo a centrocampo, rispetto alle caratteristiche che oggi abbiamo in Mastalli, Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia, che sono nel breve molto bravi e nella lettura e in altre caratteristiche, occorrerebbe qualche centimetro per dare anche un pochettino di centimetri in mezzo al campo, che utilizzerei poi nelle palle inattive sia offensive che difensive, e quindi andrebbe così ad incrementare quella qualità che oggi abbiamo, ma non basta, perché ci sono partite dove devi andare sui duelli individuali aerei, ma di struttura, e quindi completare e allargare la formazione dei sei centrocampisti. Una delle richieste che ho fatto è proprio un calciatore strutturato. E sempre legandoci alla gara di domani, invece voglio chiederle cosa si aspetta dal punto di vista tattico, che squadra è la Livonese anche rispetto a quella dello scorso anno, e se ha avuto riscontri sul manto erboso dello stadio Rasta, perché comunque in passato non è stato dei migliori e si colloca come uno dei meno curati della Livonese. La Vibonese è una squadra che contro la Cavese la prima ha vinto, ha fatto il suo modulo 4-3-3, e quindi
ha delle codifiche, ha una certa organizzazione di gioco. Per quanto riguarda il campo, per noi sarà sempre un problema, a meno che non troviamo un altro sintetico, perché grazie a Dio riusciamo ad allenarci con qualsiasi temperatura, qualsiasi tipo di tempo, pioggia o non, quindi andare in altri campi, se non è sintetico, avremmo sicuramente delle difficoltà. Poi se anche mal curato e mal gestito, aumenteranno, però è un problema che ci porteremo al di là di Vibo piuttosto che un altro stadio. Ecco. Grazie. Va bene, arrivederci.